Radio Radicale, siamo con Laura Ravetto per commentare l'intervento, le comunicazioni del Presidente del Consiglio Conte oggi qui a Montecitorio sul Consiglio europeo. Allora, Conte si è presentato, diciamo, come esponente politico dialogante con la Commissione europea, ma anche determinato a far sentire le sue ragioni. Come ha trovato il suo intervento? Molti pensano che sia un intervento interlocutorio in attesa di una decisione di Salvini sulla lettera. Ma a me sembra quegli interventi che non dicono nulla per tentare di avere un rinvio. Cioè, secondo me Conte, la massima aspirazione che ha è rinviare questo confronto con l'Europa, perché era un intervento veramente senza contenuti, mi permetto di dirlo, monocorde. Tra l'altro con questa situazione paradossale per cui il capogruppo della Lega Molinari invece ha fatto un intervento che sembrava d'opposizione, di fatto schiaffeggiando Conte, dicendo che si deve ancorare alla realtà, che deve smetterla con la fantasia dell'Europa. Quindi una situazione surreale. Siamo in una situazione in cui questo governo non ha più solo due correnti. Cioè, prima c'era la corrente leghista e la corrente dei 5 Stelle, adesso ce ne sono tre. C'è la corrente leghista, la corrente dei 5 Stelle e la corrente di Conte che, diciamo, cerca di barcamenarsi facendo l'istituzionale. È un teatrino triste. Senta, ritiene che quindi siano separati in casa e come giudica l'ambizione che è stata manifestata da Conte di un commissario economico di primissima fascia nella Commissione europea? Allora, ritengo che facciano finta di essere separati in casa, perché poi, ripeto, fanno le dichiarazioni a tre correnti e poi la risoluzione però la fanno unica ed è una risoluzione in cui non dicono nulla. Quindi poi trovano sempre l'accordo per non staccarsi dalla poltrona. Detto questo, invece sul commissario, chiaramente io tifo Italia, quindi io sono una di quelle che spera che lo ottengano. A me non interessa se sarà della Lega, se sarà dei 5 Stelle, io tifo perché abbiano un commissario economico. È indubbio che il fatto che a rappresentarci ci siano due partiti che non sono nelle grandi famiglie europee è un problema. Se devo vedere una cosa positiva del passaggio di Conte, di un passaggio di Conte nel suo discorso, è quella di aver detto giustamente che i commissari, le nomine di presidenze vanno discusse a pacchetto, perché così dà più forza contrattuale. Speriamo che questo pacchetto non sia un pacco per l'Italia. Ultima domanda, Salvini è tornato rafforzato dalla visita con Trump, che è tornato ad attaccare l'Unione Europea dopo che Super Mario ha rilanciato il bazooka. Sì, Salvini è stato trattato di fatto come un premier. Io trovo che Salvini sia molto bravo e molto abile, si stia muovendo benissimo nello scacchiere internazionale. Detto questo, non mi è estraneo il fatto che Trump vorrebbe la morte dell'Europa, perché il mercato unico europeo è un mercato competitivo rispetto agli Stati Uniti e anche rispetto alle altre grandi potenze, penso alla Cina, alla Russia. Le altre grandi potenze hanno tutto l'interesse che questo mercato salti. Io credo che noi come italiani tutto questo interesse non ce l'abbiamo. Bene, la ringrazio, grazie all'onorevole Laura Ravetto di Forza Italia. Grazie.